No, e ti spiego subito perché questa serie di no. Non ha senso farlo. Di che cosa stai parlando, Emanuele? Te lo dico subito. In questi giorni, dove i club sono chiusi, si parla spesso di queste lezioni online e quindi come devono essere fatte, come dovrebbero essere svolte, essere presenti. Allora, una regola innanzitutto, proprio teniamola fissa in mente. Prima i tuoi clienti e in particolar modo la tua area di competenza, la tua area di riferimento, il tuo mercato di riferimento. Il primo, proprio da tenere in testa. Secondo, tenere unita la comunità, la collettività che ti sta vicino. E sono i tuoi clienti, i tuoi iscritti, i tuoi potenziali clienti, ma anche i tuoi clienti interni, i tuoi collaboratori, le persone che lavorano con te. È a loro che devi rivolgere l'attenzione, devi farlo tu. Non può farlo nessun altro. Devi essere tu a farlo. Non puoi mandare in giro video di terze persone, devono essere i tuoi, le persone devono scegliere te e domani, quando sarai aperto, dovranno continuare a scegliere te, comprendendo perché hanno scelto te e rispondendo alle due solite domande. Uno, perché dovrebbero allenarsi? Due, perché dovrebbero farlo proprio con te? E non puoi farlo se continui o se pensi di divulgare video di terze persone o di aziende che producono già questo tipo di servizio. Per delle ragioni molto semplici. Innanzitutto per eliminare delle bugie, cioè il fatto di pensare che se hai delle lezioni di brand famosi e allora tutto questo ti porterà una maggiore visibilità. No, perché sono gli stessi video divulgati in giro per il mondo e quindi non c'è tutta questa grande azione nei tuoi confronti. Due, li colleghi in realtà in maniera diretta al servizio proposto. Tre, l'altra bugia, e visto che è fatto da volti famosi, che poi sono famosi solo esclusivamente per gli addetti ai lavori, perché di famoso realmente non c'è nulla. Non è che stiamo parlando i video di Michael Jackson, no, sono dei trainer, sicuramente famosissimi, ed è un fantastico lavoro che stanno facendo, ma non è quello che serve a te. Tu hai necessità di legare le persone al tuo marchio, al tuo brand, alla tua persona. Se sei un personal trainer, se sei un imprenditore del fitness, se sei un gestore titolare di un club, centro Pilates, qualsiasi cosa tu stia gestendo nell'ambito dello sport, le persone, i tuoi clienti, i tuoi potenziali clienti devono essere legati a te, devono allenarsi con te, devono farlo con te in maniera costante e continuativa. Ti dico cosa accade nel momento in cui utilizzi roba da altri. Il primo, stai dicendo al tuo mercato che dovrebbero scegliere te per quello che hai e non per quello che sei e non soprattutto per quello che fai, ma sopra ogni cosa, non per quello che sei in grado di fargli raggiungere. E questo non puoi permettertelo. Due, perdi l'occasione di rafforzare il tuo brand alimentando il brand degli altri. Terzo, metti in contatto in maniera diretta i brand produttori con l'utente finale che è il tuo cliente. Diventi un terzista, ne abbiamo parlato spesso negli altri anche video. Non puoi essere un terzista, devi legare la tua comunità, aiutarla, aiutarle a muoversi, aiutarle ad allenarsi, ma soprattutto impegnati a renderli fedele a te, al tuo brand, a ciò che fai. Quindi ricordati, parti da te, non da lezione di altri. Le tue lezioni, il tuo modo di, e non devono per forza essere lezioni complete. Devi legarli e devi soprattutto lavorare sulla comunità. Lavora, intrattienili, tienili vicino a te, stretti a te, fatti sentire, fai sapere che ci sei, non sei un terzista, lavora sulla forza e sul potere delle relazioni, il tuo marketing deve lavorare su quello, non su altro, lavora su quello, crea sempre maggiore fiducia e soprattutto ragiona sul dopo, il dopo. Quando ci sarà questo dopo, perché ci sarà, le persone devono ricordarsi di te, non di brand terzi o di terze parti. Devono ricordarsi di te, della tua lezione, di che cosa sei stato in grado di fare in questo periodo, non di altro. E quindi, occhio.
Impegnati a creare il tuo, lavora direttamente tu, se hai la possibilità mettici la faccia o fai mettere la faccia a un tuo collaboratore, un responsabile, qualcuno, un essere umano che possa essere vicino alle persone. Fallo e questo ti ripagherà nel futuro. Ma non regalare i tuoi clienti a terze persone. Questo è importante che tu lo sappia. Ti aspetto domani per un altro video, ancora insieme, ancora una volta, per affrontare questa emergenza e farlo insieme a Richfit. Un abbraccio e buona giornata. Ciao!